Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per un nuovo appuntamento delle strade vive della filosofia, questo percorso di filosofia politica organizzato dall'associazione Anassi Laus e da Spazio Open. Come siamo stati abituati a fare fino a questo intervento odierno, abbiamo cercato di evidenziare, di far conoscere, di presentare il pensiero e l'opera di filosofi e di pensatori che hanno arricchito con la loro terzietà, con la loro posizione antagonista alla dicotomia binaria dell'epoca in cui hanno vissuto. Hanno quindi arricchito questa contrapposizione, fecondandone gli ambiti. La posizione terza in questo contesto che stiamo svolgendo significa appunto propriamente questo: mettersi contro la semplificazione ideologica, prendere parte alla contrapposizione del momento storico, senza però eliminare, senza ridurre la complessità del reale, senza abbandonarsi ad una sterile ideologia della verità acquisita, della giustizia pronta all'uso. Consci che proprio nella modernità e soprattutto nella postmodernità la legittimazione delle proprie idee non inviene più dall'alto, non c'è più una grande tradizione metafisica a cui agganciarsi, ma la contingenza è divenuta il nostro paradigma dell'esistenza e di pensiero. E quindi, tra virgolette, più liberi i pensatori moderni e postmoderni cercano di coniugare questa libertà e questa liberazione con le difficoltà di un pensiero non facilmente legittimate, ecco, non facilmente legittimato da una verità eterna, da una idea sempre valida in tutti i contesti. E proprio per questo oggi vi parlerò di Agnes Heller. Agnes Heller è stata probabilmente, dopo Hannah Arendt, la filosofa politica più importante del Novecento e della prima parte degli anni 2000. Ungherese, filosofa ungherese, nata nel 1929, morta appunto nel 2019, quindi una lunga stagione di produzione filosofica e saggistica. Questa filosofa ha subito sulla propria carne, all'interno della propria esistenza, le ferite del totalitarismo. Da giovane appartenente a una famiglia ebraica, ha subito quindi il nazismo. Ha subito poi l'affermazione del potere sovietico in Ungheria. Ella era una marxista, ma una marxista eterodossa, allieva appunto di Gorkij Lukács, aveva cercato di coniugare il marxismo con un approccio umanistico che di certo non le portò bene nell'Ungheria sostanzialmente occupata non solo in armi, ma dall'ideologia sovietica, quindi ne subì la persecuzione. E subì anche, una volta ritornata, o meglio acquisita la democrazia in Ungheria, col tempo subì anche l'ostracismo di Orban, quindi di una nuova declinazione eterodossa e totalitaria della cultura occidentale in Ungheria, con l'affermazione sostanzialmente di una democratura autoritaria. Ecco perché quindi la posizione e l'analisi del pensiero di Agnes Scheller è importante, proprio perché è ricca, feconda, complessa la sua avventura intellettuale, non facilmente riconducibile a precise scuole filosofiche. Lei stessa, abbiamo detto,
marxista, si formò appunto nel marxismo, ma in un marxismo eterodosso ed umanistico, alla fine del tutto il suo percorso esistenziale arrivò a definirsi liberale e postmoderna, proprio perché conscia che nei valori occidentali dell'affermazione dello Stato di diritto si potesse individuare l'ultimo argine ad una barbarie imperante che appunto stava per tornare, oggi è tornata e si afferma con le forme del populismo demagogico e del sovranismo del filo spinato e dell'identitarismo escludente. Filosofa postmoderna, abbiamo detto. Filosofa conscia appunto che la modernità si declina lungo il binario della contingenza e della trascendenza di senso, senza verità precise da opporre come clave contro gli avversari. Contro quindi tutte le fissità ideologiche e filosofiche. Si può dire fondamentalmente che Agnes Heller declina il paradigma della secolarizzazione, cioè il paradigma dell'abbandono delle verità eterne della metafisica cristiana, tipica appunto della modernità e della postmodernità occidentale, la declina non in un senso rassegnato, no, la vuole declinare in un senso propositivo, attivo, pronta ad individuare una filosofia dei tempi moderni, non rassegnata alla perdita di sostanza e dell'analogia con i periodi forti della tradizione occidentale, ma pronta ad accettare la sfida di una modernità appunto non legittimata dall'alto. Quindi è una filosofia positiva, tutt'altro che nichilistica, ma che si raffronta e accetta le difficoltà della modernità filosofica e del pensiero. E allo stesso tempo Agnes Scheller è stata quindi una grande filosofa morale. Eh sì, perché proprio alla filosofia morale lei si rifà. E proprio la filosofia morale la vuole riattualizzare nel presente. Ma come si potrebbe dire? Proprio nell'epoca della secolarizzazione e del secolarismo, nell'epoca della contingenza e della perdita dei valori sostanzialmente garantiti dall'alto, si può parlare ancora oggi di filosofia morale? E beh, Agnes Scheller, nelle sue opere, dalla bellezza della persona buona, ma anche dall'etica della personalità, dalla filosofia morale che lei ha cercato di declinare appunto nel corso della produzione scientifica degli anni 80 e degli anni 90, emerge invece la possibilità di un atteggiamento filosofico-morale anche nel nostro tempo. E perché lei stessa sente la necessità per gli uomini contemporanei di avere quella che lei definisce una stampella morale, un qualche cosa appunto che possa sostenere l'agire dei nostri individui, degli individui moderni e postmoderni, persi appunto tra i marosi della contingenza e della difficoltà di vivere. In assenza di grandi appigli, allora ci soccorre la stampella. E che cos'è questa stampella morale di cui parla Agnes Heller? Non è qualcosa di minimo, non è qualcosa di piccolo a cui attenersi e attaccarsi tanto per dire di vivere moralmente la propria vita. Non è un minimo comune denominatore, assolutamente no. È qualcosa di profondo, di vivo, è qualcosa che assomiglia di più ad un nucleo. Ad un nucleo che sostiene la persona buona, anzi, per meglio dire, è un nucleo che sostiene quello che l'Agnes Scheller ha definito la bellezza della persona buona. Perché il gesto buono, il gesto caritatevole, il gesto che migliora la vita dell'altro e con questo migliora la vita nostra, è anche bello. Secondo l'Agnes Scheller, perché rompe la consuetudine dell'automatismo naturalistico che nulla ha di etico, rompe appunto l'affermazione dell'egoismo individualista e chiuso al mondo, al futuro, all'altro, e rompendolo il gesto buono diventa eccezionale,
meraviglia chi lo riceve e chi lo vede all'opera. Diventa quindi un qualche cosa di sacro da un certo punto di vista, un vero e proprio mirum che sorprende e che spezza la quotidianità, facendo evidenziare appunto dei riflessi di eterno e di trascendente. Perché è chiaro che in questo contesto della modernità non garantita più dai grandi valori tradizionali riconosciuti da tutti, il buon gesto, il bel gesto morale riflette una verità trascendente dal mondo, una verità non garantita, ma che sostiene l'azione morale come mistero e coazione interna all'individuo. È qualcosa di diverso, anche se strettamente legato, alla legge morale kantiana, perché è qualcosa che si vive interiormente, con cui siamo nati e con cui dobbiamo fare i conti nel percorso esistenziale di ciascuno di noi. Ecco perché Agnes Scheller declina in maniera ricca e profonda la tradizione kantiana anche con quella nietzschiana e di quella di Kierkegaard. Si tratta, nell'azione morale, di diventare ciò che si è, di scegliersi non tra la cernita dei possibili, ma di scegliere all'interno del proprio io le proprie caratteristiche, accettarle tutte, accettare il contesto in cui siamo gettato e poi di fare un nuovo movimento spirituale che sorge dal momento in cui noi, in qualunque contesto, ci poniamo il problema dell'altro, ci poniamo il problema della giustezza della propria azione. Già questo atteggiamento problematico e critico ci mostra come appunto la persona buona esiste. Il problema della persona buona si impone e quindi questo ci conduce piano piano all'azione morale attraverso appunto la scelta di sé come persona retta. La stampella quindi fondamentalmente è qualcosa di alto, di importante, un nucleo profondo che può trovare un suo motto riassuntivo, anzi aiuta a individuarlo. E Agnes Scheller si rifà alla tradizione socratica. Che cosa significa quindi essere una persona buona ora e sempre nella storia dell'uomo? Significa accettare l'assunto che è meglio subire un torto piuttosto che arrecarlo agli altri. Già questo ci fa comprendere la meraviglia, la follia dell'azione morale, l'innaturalità di questa azione morale che innalza l'uomo e però lo rende molto e sempre responsabile, oggi come ai tempi delle grandi verità fondate sulla Chiesa o sulle grandi istituzioni. Quindi l'atteggiamento di Agnes Scheller, l'atteggiamento della filosofa attenta appunto alla modernità e alla postmodernità può benissimo essere definito come un atteggiamento e un approccio liberale e liberante, che si fonda tutto sul singolo, sull'individuo, sulla responsabilità individuale, l'individuo che fondamentalmente è la grande invenzione del cristianesimo e la grande invenzione del liberalismo che del cristianesimo a suo modo è stato erede. È l'individuo quindi che va tutelato nella postmodernità e i bisogni dell'individuo, ci dice Agnes Scheller, che da marxista cerca di enucleare una nuova teoria dei bisogni, che non è più quella di Marx, ma è una teoria dei bisogni legata alle vicende dell'umanità attuale, alle vicende e alla necessità di tutelare appunto il singolo. Perché? Che cosa ci dice sostanzialmente la Heller? Nel mondo premoderno, il mondo dove appunto le grandi verità, gli ideali erano quelli di chiesa e di Stato, dove la società occidentale era divisa per caste e corporazioni. Nel mondo premoderno i bisogni non erano e non declinati dal singolo individuo. Si parlava di bisogni ereditati. Ciascuno dei nuovi nati, a secondo dei contesti della nascita, riceveva sin dal sorgere
della propria esistenza un bagaglio di bisogni ai quali sarebbe seguito in qualche modo la soddisfazione degli stessi. I ricchi nascevano con un bagaglio di bisogni qualitativi molto ampi, le ricchezze familiari e sociali li avrebbero potuti soddisfare. I poveri nascevano con un bagaglio di bisogni molto limitati e una difficoltà enorme a soddisfarli. Difficilmente nel corso dell'esistenza, nel mondo premoderno, della premodernità occidentale, si poteva aspirare a liberarsi da questo bagaglio ereditato e di scardinare un destino già segnato dalla nascita. Contro questo, appunto, eredità dei bisogni, la modernità occidentale, che si afferma appunto con il liberalismo, con lo sviluppo dei commerci, con il sorgere anche della laicità politica e sociale, l'affermazione quindi anche della classe borghese, che porta appunto ad abbandonare il valore dell'eredità dei titoli per affermare invece l'importanza del lavoro, dell'impegno e del merito, la modernità occidentale scardina questa eredità dei bisogni. Nel mondo moderno e postmoderno che noi viviamo non ci sono più un bagaglio di bisogni ereditati. Si parla appunto di nudità liberale, per far comprendere come ciascuno di noi nasce nudo, uguale di fronte alla legge, privo di un destino già segnato. Il valore della contingenza ci dice appunto che il destino dell'individuo si determina nel corso della propria vita. E questa è la grande eredità dell'Occidente libero che dovremmo sempre tutelare. Il singolo deve avere a tutte le caratteristiche e i diritti innati che gli possano consentire appunto di attivare una forma di scala sociale con l'aiuto e col sostegno dei poteri pubblici in modo da arrivare a rappresentare al meglio le proprie qualità. Non ci sono bisogni ereditati. Ciascuno di noi è nudo di fronte alla legge. Si apre appunto una possibilità di soddisfazione dei bisogni massificata nella società liberale. La massificazione che viene realizzata dal lavoro sociale comune, quindi dall'aspetto meritocratico e competitivo del mercato, ma anche dall'intervento perequativo dello Stato sociale, democratico, che interviene proprio in un senso di equità, per cercare di, per quanto possibile, di attivare dei punti di partenza simili e uguali per tutti, in modo da consentire tanto al ricco di nascita, quanto appunto a chi ricco non è, però ne ha merito e qualità per affermarsi, per garantire a tutti appunto la realizzazione di sé. Fondamentalmente quindi questo significa la nudità liberale e il valore della massificazione liberale, che significa anche quindi che ciascuno di noi è libero di determinare per sé i propri bisogni. È l'individuo che decide quali sono i propri bisogni, non è più un'autorità esterna, non è più la Chiesa, non è più la corporazione, non è più lo Stato. Questa è appunto la grande eredità del liberalismo che l'ungherese Agnes Scheller cercò per tutta la sua vita di salvaguardare contro gli attacchi che anche nella modernità e nella postmodernità vengono appunto contro queste grandi acquisizioni liberali e democratiche. Gli attacchi vengono sia da destra che da sinistra. Potremmo riassumere tanto per capire. Da destra l'attacco contro la perequazione liberale, nemica della differenziazione qualitativa ereditaria, arriva da chi dice: ma questa massificazione, questa uguaglianza porta soltanto ad appiattimento, è nemica dell'io voglio nicciano, è nemica dell'affermazione individuale appunto del singolo differente da tutti gli altri, che ha anche potere su tutti gli altri. Questa è una critica alla quantificazione, massificazione, parificazione liberale che viene da destra.
Da sinistra, solo in maniera più, diciamo, articolata e ingegnosa, la critica nasce in seno dal marxismo. L'individuo, il singolo nudo, non è realmente libero, non è in grado di determinare da sé i propri bisogni, è vittima del feticismo del mercato, delle strutture di dominio. Questo serve al marxismo per far capire, per indurre un potere diretto dell'autorità, della classe dominante. In questo caso la rivoluzione produce la dittatura del proletariato, della classe dei pianificatori e degli illuminati, quindi la classe di partito che sola è in grado, nel nuovo Stato libero dalla dicotomia servo-padrone, borghese-proletario, libero appunto questo Stato di determinare i bisogni degli individui. Quindi entrambe le postazioni e le posizioni di destra e di sinistra sono nemiche dell'affermazione individuale dei propri bisogni. Da posizioni diverse gli estremi si toccano perché l'individuo, il singolo, viene abbandonato a se stesso, deve appunto prendere il sopravvento l'autorità dell'uomo speciale, del capo o l'autorità della classe dei pianificatori illuminati dall'ideologia salvifica. Quindi contro questa dicotomia la posizione terza, liberale e liberante della Heller dice no, ciascuno degli individui ha diritto non soltanto di determinare i propri bisogni, ha diritto di sbagliare, ha diritto anche e soprattutto di sbagliare perché solo questo può assumere le responsabilità individuali. Ed ecco perché per la Heller lo Stato di diritto, il sistema liberale, la carenza appunto di un luogo di potere chiaro, la mancanza di legittimazione, la contingenza è un valore da tutelare, perché solo questa libertà massima, questa libertà che può sicuramente condurre all'errore, che può condurre allo sbaglio, però è l'unica che può garantire l'affermazione dell'individuo contro e nei confronti di tutti i poteri. Solo la legge formale, solo l'unificazione del soggetto giuridico, che è la grande conquista giuridica della modernità occidentale e liberale, può tutelare l'individuo. Unificazione del soggetto giuridico, che cosa significa? Significa che i diritti sono dell'individuo, del singolo, sono dell'uomo nudo di fronte al proprio merito e alla propria responsabilità, non ci sono i diritti di casta. Ciascuno appartiene a se stesso e non alla casta. Viene abbandonato il particolarismo giuridico nel mondo occidentale. Il soggetto giuridico è uno solo, non ci sono corporazioni di casta, di partito, di gruppo da tutelare, non ci sono gilde che prevalgono l'una sull'altra, non ci sono titoli ereditati. Ebbene, la Heller ci dice: attenzione, questa situazione non è soltanto del passato, del mondo premoderno, no, 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 si può riattualizzare ancora oggi, si riattualizza ancora oggi in Ungheria, ci dice la Heller, si riattualizza con Orban che all'interno di uno Stato formalmente democratico ha svuotato tutte le garanzie individuali per affermare sostanzialmente un autoritarismo di casta e familistico. Ma si può attualizzare anche nelle grandi democrazie europee già affermate. Che cos'è il populismo demagogico se non il tentativo di scardinare il liberalismo e di affermare un nuovo tipo di democrazia paternalistica governata da movimenti, da partiti che si ritengono vicini al popolo, cultori del popolo, espressioni uniche del popolo che condannano all'eresia tutte le opposizioni diverse, che annullano il dibattito parlamentare libero, laico, senza verità in politica. Quindi Agnes Scheller ci dice: attenzione, svegliatevi, dove ci sono i tentativi
di limitare l'affermazione dell'individuo, dove lo Stato diventa appunto nemico dell'individuo, quando si contrappone ai suoi diritti, alle sue libertà senza giustificazione, in modo da creare appunto un nuovo autoritarismo. Attenzione, gli anticorpi dell'Occidente si debbono risvegliare, il pericolo sostanzialmente dietro l'angolo. E come giustamente affermato da Marco Pannella in altri contesti filosofici non lontani però da una sinistra critica come quella di Agnes Scheller, si parte dalla strage di diritto, dall'annichilimento dei principi giuridici liberali per arrivare poi alla strage di popolo, alla strage di sangue. E questo è un passaggio che l'Occidente ha già sperimentato all'inizio del secolo breve, quando i grandi valori, i grandi principi giuridici sono stati abbandonati per l'affermazione di una volontà di potenza scatenata che nulla ha a che fare con la tradizione cristiana, laica, occidentale, con la cultura e il culto del singolo e della persona. Quindi la Heller è importante anche per questo. È importante perché afferma che solo nella società occidentale ancora oggi la libertà e la nudità giuridica nostra, che è un nostro patrimonio, riesce ancora ad articolare quello standard di vita medio cui tutti in qualche maniera tendono e che viene individuato appunto come standard perequativo utile ad affermare appunto una sostanziale unicità della società, una sostanziale parificazione dei punti di partenza, l'attivazione importante della scala sociale a cui nessuno di noi rinuncerebbe per ritornare a una differenziazione qualitativa, ontologica dei singoli. E questo standard di vita, questo livello di ceto medio, questo dobbiamo tutelare socialmente ed economicamente nelle società occidentali, ci dice e ci ha insegnato Agnes Heller. La monetizzazione, la quantificazione dei bisogni standard è una cosa importantissima, perché al di là dell'orgogliosa rivendicazione della specificità qualitativa di familiare, di casta o di gruppo, la formazione appunto della monetizzazione e quantificazione dello standard di vita libera gli individui e consente allo Stato di intervenire col potere redistributivo. E questa è una cosa importante, il successo di quella economia sociale di mercato, che forse è la conquista dell'Europa libera più importante oggi messa a rischio e che dobbiamo tutelare proprio richiamando il pensiero di autori come la Heller. Bene, la Heller ci parla quindi sicuramente di bisogni quantitativi, di standard di vita, di ceto medio, di nudità liberale che può portare all'estrinsecazione della propria individualità piena, dell'individualità che nasce appunto dalla libertà sociale di popolo. E ci parla anche quindi di bisogni radicali, di bisogni non quantitativi che si congiungono invece con quelli quantitativi, che solo la soddisfazione di quelli quantitativi può produrre e può sostanziare in una società libera. Sono i bisogni radicali di partecipazione, di politica, i bisogni radicali di non violenza, di miglioramento e di futuro. Sono quei bisogni radicali che però la Heller ce lo dice, non debbono mai sostanziare l'utopia di una società perfetta. La perfezione non esiste nella contingenza moderna, non esisterà mai. La modernità e la postmodernità è sempre ambigua, aperta sul baratro del ritorno all'errore e al passato. La lotta di ogni generazione è quella di puntellare le acquisizioni, di fare un passo avanti e di resistere contro il ritorno del passato nefasto e pericoloso per l'individuo. Il mito della società perfetta per l'Agnes Scheller va rigettato e lei ha subito il mito della società perfetta, il Terzo Reich.
il comunismo sovietico, il sovranismo identitario chiuso all'influsso dell'estraneo concepito come avversario, nemico, criminale. Alla società perfetta che deve essere rigettata, Agnes Scheller pone il mito concreto e possibile della società aperta, della società fondata sull'individuo e sulla sua responsabilità, su una trascendenza di senso che non è presente nella storia sociale e politica, che non si afferma con istituzioni, ma si afferma appunto con quella legge morale, quell'impulso individuale etico che ha sicuramente un fondamento trascendente, che non è più garantito da istituzioni ferme e da istituzioni eterne, ma che vive nell'interiorità di ciascuno di noi. A questa interiorità, che non è soltanto spirituale, ma è anche sociale e politica, si rivolge Agnes Scheller. E di questo siamo stati contenti oggi di parlare e di speriamo di aver potuto, io insieme alla Nancy Laus e a Spazio Open, stimolato ragionamenti ulteriori che speriamo di poter fare presto in presenza. Saluti a tutti e al prossimo appuntamento con le strade vive della filosofia.